Turno casalingo da sfruttare al massimo per il Montecatini che domenica a Pala Terme ore 18 affronterà la Virtus Siena, squadra che proprio nell'ultimo turno si è tolta lo scomodo 0 dalla casella delle vittorie battendo Pavia. I rossoblù di coach Alberto Tonfoni arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta di Piombino, un KO che ha lasciato degli strascichi polemici per alcune decisioni arbitrali alquanto dubbie, su tutte l'intenzionale fischiata a Migliori nel finale che è costato l'espulsione dell'italo-argentino e si era sul più due per Meini e compagni, ma anche la consapevolezza che la squadra potrebbe aver trovato una certa continuità, caratteristica questa che era mancata nei primi turni contrassegnati da grandi prestazioni casalinghe e opache prove on the road. Non dobbiamo dimenticarci che il nostro è un processo di crescita, di sviluppo di un gruppo molto giovane. Rispetto alle due trasferte precedenti, oggi eravamo una squadra con un'altra faccia, con un altro spirito, con un'altra attenzione, con un'altra determinazione, per cui io mi prendo questi dati positivi. Chiaramente valutiamo e analizziamo anche quelli negativi, tipo appunto il saldo negativo al rimbalzo, ripartiamo da quello per preparare una settimana importantissima, perché quella che ci aspetta è uno scontro salvezza contro Siena